Allora, che dopo questa bellissima introduzione non vi sentite di nuovo? Sì, funziona, meno male, va? Dopo questa bellissima introduzione che ci fa sentire molto fortunati di essere qua oggi, chiamerei per piacere il professor Berzano per dire presiedere la parte successiva della giornata e forse il professor Nesti, se Arnaldo vuole venire qua, poi dopo veniamo più tardi, se veniamo chiamati, pace di io immagino. E il professor Luigi Berzano è un amico e collega di una vita, ha insegnato sociologia delle regioni all'Università di Torino, è una persona estremamente attiva, fa 40.000 cose, quindi io non neanche ci provo a dirle tutte. Sottolineo il fatto che ultimamente ha messo in piedi un osservatorio sul pluralismo religioso a Torino, che porta avanti insieme a un gruppo di suoi studenti, pur senza avere nessun grande finanziamento o ente alle spalle, quindi è veramente una cosa ammirevole, devo dire. Allora, lo ringrazio molto di essere presente. Do quasi subito la parola. Prima di farlo vorrei ricordarvi che la giornata di domani non si svolge qua o a Via Caetano, non vi sbagliate, ma domani andiamo invece a questo ente che si chiama ICRCCAL, che è molto complicato da leggere, che è a Via Milano ed è praticamente l'Istituto del Restauro del Libro. Come vedete sono sedi istituzionali ma molto belle, molto vicine in qualche modo tutte all'Armenia, perché avete visto, spero, nella mostra alcuni codici bellissimi armeni. Se non l'avete visto, prima di uscire date un'occhiata alla mostra che vale la pena di essere vista. Quindi lascio la parola allora al professor Berzano. Discendiamo dai virtuosismi del maestro Cagliari, dal fascino delle melodie armene. Troppo vicino. Troppo vicino, prego. Non mi disfavo. Il fascino delle melodie armene, ma anche dalle note esoteriche di Gurdjieff. Io non sapevo che Gurdjieff avesse anche scritto di musica, questa è anche una scoperta di oggi. Discendiamo da questo all'analisi molto più fredda dei sociologi. Questa è una tavola rotonda di sociologi delle religioni, che si inseriscono all'interno di questo evento multidimensionale, multidisciplinare, in cui ci sono tavole rotonde istituzionali di politici ieri, di psicanalisti ancora e poi ovviamente anche di sociologi, così come dei momenti mass mediatici con i film. Questo è uno dei passi anche di questo evento, di questa settimana. Il pretesto di questa tavola rotonda è l'ultimo numero della rivista Religioni e Società. È una rivista che con questo numero è l'80esimo, però c'è l'81esimo che sta uscendo. Religione e Società è una rivista di scienze sociali della religione fondata dal collega Arnaldo Nesti, che la dirige e che interverrà anche in questa tavola rotonda. Questo ultimo numero è un numero monografico sull'Armenia con interventi, con diversi interventi. Io adesso cito quelli che saranno presenti questa sera: la collega Maria Marlato Bacciotti, Arnaldo Nesti, questa molto bella intervista che Enzo Pace ha fatto ad Antonia Alzano e di cui sicuramente ci dirà poi Enzo Pace. Io dirò quattro cose che, partecipando da ieri ai lavori, e mi vengono oggi con più evidenza. La prima è che oggi non ci può essere in quest'area del Mediterraneo nessuna forma di rappacificazione
se non c'è un'operazione prima di tutto di verità. E ieri si ricordava l'etimo della parola verità, aletheia, con questa alfa privativa che indica la verità, il tirare fuori dallo scuro. E oggi, se non c'è questa operazione di tirare fuori dalla negazione il genocidio, non ci può essere una pacificazione. Quindi questa operazione di verità, dirò dopo, di questo negazionismo sia di Stato sia negazionismo di cultura sociale. Quindi questa esigenza di avere una forma di verità attorno a quello che è successo 100 anni fa, come unica occasione perché appunto ci sia una forma di pacificazione sostanziale. E quindi questo dice della rilevanza di eventi come questi che stiamo vivendo, perché questi che stiamo vivendo sono delle forme di superamento di ogni forma di negazionismo oppure di giustificazionismo. E a me stupisce che nemmeno, ma non voglio insinuare nulla, che nemmeno nel titolo di questa settimana non compaia la parola genocidio. Non insinuo nulla, però è evidente che c'è una forma di negazionismo intanto di Stato, perché non tutti gli Stati riconoscono il genocidio. Chiaramente c'è il problema della Turchia, quindi si dice, ma dire chiaramente quello che è avvenuto, parlare di genocidio, pone problemi di tipo politologico, diplomatico e così via. E così pure anche gli Stati Uniti questo non hanno ancora riconosciuto. Però c'è un negazionismo, oltre che di Stato, c'è un negazionismo anche di tipo di cultura sociale. Il negazionismo di coloro che non sanno, che sono nell'indifferenza, ce lo ripeteva l'ambasciatore questa mattina, rievocando la pagina di Antonio Gramsci, quando dice che tra l'inizio e la fine di ogni genocidio ci sta l'indifferenza. E il superamento dell'indifferenza è quello che oggi dà importanza ad eventi come questi che stiamo vivendo. Quindi direi che il negazionismo paradossale, c'è il negazionismo del fatto, ma c'è anche il negazionismo della parola. Cioè il non poter dire genocidio è un negazionismo ancora più paradossale, perché oltre che negare quello che è avvenuto, vuol dire negare anche la parola che indica quello che è avvenuto. E quindi questo evento che noi stiamo vivendo, ripeto, con il fascino della moltiplicità dei codici che sono, da quelli sonori a quelli altri, mi pare che sia significativo. Il secondo elemento che da ieri mi colpisce è l'esigenza di costruire una tipologia dei genocidi, ma non per indicare delle priorità, ma perché la tipologia dei genocidi c'è da modo di non negare nessuno, di poterli interpretare tutti. E paradossalmente una tipologia dei genocidi ci potrebbe fare riflettere anche sull'ultimo dei genocidi che ci spaventa, è il genocidio planetario. Ieri veniva evocato anche da qualche presidente di commissione, non so, dei deputati oppure dei senatori. Il genocidio planetario, che probabilmente potrebbe allineare nella testa oggi di qualche formazione incredibile. Ora, all'interno di una tipologia dei genocidi, di che cosa li produce, di che cosa li alimenta, di che cosa li nasconde, e dopo che sono avvenuti, potrebbe essere anche questo un campo di ricerca. Il terzo elemento, che vedremo però anche nell'intervista che ha raccolto Enzo Pace, si evoca quello che ha prodotto la pubblicazione delle mie prigioni di Silvio Pellico.
si dice che le vie prigioni di Silvio Pellico hanno nuociuto all'Austria più di una guerra perduta. Ora, io ritengo che oggi eventi come questi, ma soprattutto questa abbondante e affascinante letteratura che sta avvenendo sull'Armenia, e di cui Antonia Aslan è una delle più significative figure, e rappresentano esattamente delle forme decine. Sono il modo, io stesso ho conosciuto molte cose con la masteria, con il film, la prima produzione di Antonia e con il film successivo di Fratelli Italiani. Quindi eventi come questi che stiamo vivendo sono delle forme di socializzazione di questa affascinante storia che è stata e che è appunto ancora che è l'Armenia. E quindi io adesso lascerei, no, cercherò un elemento tipicamente sociologico che vorrei proporre poi quando interviene Enzo Pace. Leggo dall'intervista con Antonia Aslan, a pagina 45. Dice la scrittrice: nella lunga e tormentata storia del popolo armeno ci sono due elementi che si sono rivelati fondamentali per la conservazione della sua individualità e per la sua resilienza fino ad oggi. Questi due elementi fondamentali sono l'invenzione dell'alfabeto e l'adesione al cristianesimo. Allora io chiedo ai sociologi che cosa succede oggi per questi due elementi fondamentali nella fase in cui da un lato il processo di secolarizzazione vanifica sempre di più i dati dei sistemi religiosi e dall'altro la cultura della globalizzazione riduce anche sempre maggiormente la rilevanza degli alfabeti. Lo pongo come questione per Enzo Pace, però già prima.